fatto questo? Quasi nessuno. Tutti partivano prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che partivano pensando solo all'inserimento e non pensando al tempo. Che partivano solo guardando la palla e non guardando il compagno. Invece questo inserimento è relazionale, è in funzione del compagno, come deve essere sempre in un gioco del calcio. Ecco perché le punte incrociano. Ecco perché gli esterni si sovrappongono. Ecco perché esiste il velo. Ecco perché c'è il blocco. Ecco perché ci sono le situazioni e le combinazioni a 2, 3, 4, 5 giocatori. Ecco perché durante questa progressione ho strutturato e destrutturato sempre il rapporto palla giocatori. Abbiamo giocato a 2, a 3, a 4, a 6 e fra poco giochiamo a 8. Siamo partiti facendo semplicemente girare la palla. Siamo partiti semplicemente sul dare e ricevere. Abbiamo inserito la conduzione di palla. Abbiamo inserito certe situazioni in cui il ritardo. Possiamo inserire la finta. Possiamo inserire il dribbling. Abbiamo inserito gli inserimenti. Possiamo inserire il corto lungo delle punte. Abbiamo inserito un reparto difensivo. Abbiamo lavorato sui reparti. Abbiamo lavorato sulle catene. Possiamo fare, impostare, sviluppare e concludere il gioco. Tutto semplicemente partendo da 8 parole. E con 8 parole gestisco tutto. A quel punto i ragazzi hanno capito. E se in 2 ore non ce la faremo, in 10 anni, che è il tempo che ha un settore giovanile, ce la si può fare, ma molto bene, non bene, molto bene, ce la si deve fare. E se non ce la fai è perché hai sprecato il tempo a fare fuorigioco, hai sprecato il tempo a come vincere la partita, hai sprecato il tempo a fare cose che non costruivano il giocatore e la squadra, ma che servivano semplicemente a vincere e a dire che hai vinto al posto suo. Hai vinto la sfida, quella importante, quella del bar, quella che vai e dici: io ho vinto. Non hai vinto niente, non hai vinto niente. Hai creato l'illusione nei tuoi giocatori di aver risolto il problema e sono ancora alla base della montagna. Pensano di essere in cima perché hanno vinto la partita, perché hanno vinto il campionato, perché hanno vinto il torneo. Sono ancora alla base, devono ancora camminare. E là l'ossigeno è poco e non li hai preparati. Quando arrivano là e non hanno la maschera d'ossigeno, devono tornare indietro. Non c'è... Per me è molto più facile leggere un bambino e un ragazzo che leggere un libro, se posso permettermi questa affermazione, ecco. Cosa consiglieresti a un giovane dilettante che vuole diventare un calciatore professionista, uno di quelli che calca i campi terrosi delle squadre di provincia? Allora, di ovviamente avere il senso dell'abnegazione, quindi nulla è regalato, a meno che uno non si chiami Maradona, ma anche Maradona penso che abbia avuto un suo trascorso dove è stato molto attento a determinate cose per poi essere il Maradona che abbiamo conosciuto, e quindi tutti gli altri terrestri devono comunque avere uno spirito di abnegazione, una resilienza, uno spirito alla fatica, la voglia comunque di stilare gocce di sudore per poter arrivare a... Io vivendo il mondo scuola ti posso dire che nei 20 anni di carriera scolastica ho visto la necessità del bambino e del ragazzo di avere tutto subito, avere tutto nell'immediato e avere poca propensione ad accettare che ci debba essere un percorso per arrivare a un obiettivo. E invece probabilmente noi tecnici, chi lavora con i ragazzi, bisogna rimettere un po' in discussione tutto questo. Cioè i tempi non sono i tempi del virtuale che i ragazzi di oggi hanno in maniera fast. I tempi della mia generazione non erano così fast ed erano fatti di ore e ore di calciata contro muro. Adesso se tu metti un bambino a calciare contro muro e chiedergli magari di portare attenzione alla calciata di collo piuttosto che di piatto, dopo 5 minuti ti guarda come per dire basta, mi sono rotto, cioè devo avere sempre uno stimolo nuovo, qualcosa di... Invece per arrivare a certi obiettivi probabilmente anche alcuni ragazzi un po' di muro, guarda, di sano muro, no, un po' di... perché va bene la qualità, certamente la qualità è necessaria, però adesso... È un po' limitante anche la quantità di gioco dei ragazzi. Noi si stava, finché non veniva via la luce del giorno, si stava col pallone in mano. Perché? Perché c'è sempre comunque l'esigenza di essere concentrati. E non esiste, perché all'inizio mi dicevano: mister, sono stanco. Non esiste la stanchezza. Pompa, si ripete. Non mi devi dire che sbagli perché sei stanco, anche se io lo so. Non mi devi dire. Non mi devi dire: mister non ha una pastiglia, mister non ha un integratore, non me lo devi dire.
Troppo spesso noi ci affidiamo a qualcosa esterno da noi. Devi affrontare la fatica a testa alta. E nel momento di fatica voglio vedere la tua risposta. Poi non mi interessa, prima ancora che sia lattacido, che sia giusto o sbagliato, tu devi affrontare la fatica. Devi andare oltre la resistenza, devi pensare come un maratoneta. Non devi mai mollare, devi andare insieme, devi prevedere la situazione, devi comprendere le possibilità che hai, devi essere lucido in regime di affaticamento. Questo è fare allenamento. Quanto è importante la testa nel gioco del calcio. E viva Dio, nel 2017 siamo un po' in ritardo sul capire quanto è importante la testa all'interno di uno sport, soprattutto di uno sport situazionale, dove è sempre modificata il set, dove è sempre modificato il set, in maniera anche con dei tempi decisamente molto ravvicinati. Siamo all'età della pietra, siamo al Medioevo, se siamo ancora nel 2017 a pensare quanto è importante la testa, se poi pensiamo a quanto è importante il sistema affettivo-emotivo, che è il motore principale per cui certi sistemi cognitivi hanno luce, e questi sistemi cognitivi possono anche manovrare volontariamente i distretti muscolari che mi permettono di giocare a calcio, beh, qui non siamo all'età della pietra, ma probabilmente stiamo parlando, spero vivamente, del prossimo futuro. Pensate alla H degli All Blacks, sono tutti samurai, gli indiani, gli All Blacks, i samurai, quelli ti vengono ad attaccare, perché? Perché quelli stanno facendo una cosa in cui credono. Ma chi cresce vedendo le gigantografie di quelli che sono venuti, chi conosce il nonno, chi ama la maglia, chi ha il senso di identità, chi fa le ritmiche, sapete quelli là, quelli che fanno le ritmiche, quelli che fanno fatica, chi aiuta il compagno, chi nel momento di difficoltà è positivo, chi va oltre il limite, chi ti chiede, mister, come siamo messi? Non va ancora bene. Siete stanchi? No, mister, e sono distrutto. Ancora, mister, mi piace. E allenare il piede debole al muro, va bene la quantità, serve, è assolutamente necessaria la quantità. Poi esiste una, si chiama transfert bilaterale, che è una parte della coordinazione, dove tu in maniera molto attentiva rispetto alla propriocezione, quindi alle tue sensazioni corporee, vai a lavorare su quello che sei in grado di fare con il piede forte, riprodurlo con il piede debole, però a piccoli step, che se io ti concentri sulla rincorsa, che deve essere simmetrica, se tu calci col piede destro, sia che tu calci col piede sinistro. Il piede calciante, che modo ondulatorio ha, il braccio opposto al piede calciante, dove si pone durante la calciata. Quindi prendendo in maniera analitica questi parametri, riuscire a portare un discorso qualitativo sulla calciata del piede debole. Poi però sto muro della chiesa, del paesino, deve venire giù.